Buongiorno a tutti. Sono Alessandro Barison e sto trasmettendo questa registrazione in seguito al mio autosospendermi dalle trasmissioni di Radio Gamma 5 per i motivi che ormai sono sulla bocca di tutti. Facendo una rapida introduzione, va detto che ho fatto una trasmissione tre settimane fa, circa il fenomeno dell'abduction. Ho trasmesso una registrazione di una conferenza fatta da Varo Venturi e Corrado Malanga. E questa trasmissione poi mi è stata appunto contestata, o meglio mi è stato chiesto di cortesemente non parlarne più, perché i motivi insomma sono stati molto diversi. Io ci ho pensato su, ho fatto una trasmissione diversa il giovedì successivo con l'intento di chiarire questo punto con il presidente della radio Paolo Girotto, che conosco personalmente e con cui ho anche avuto rapporto di amicizia insomma nei mesi e negli anni precedenti, non molto serrato, non ci siamo frequentati tanto, ma c'era un rapporto di diciamo reciproca fiducia, e c'è tutto sommato un rapporto di reciproca fiducia secondo me, solo che ci sono dei punti dove non siamo d'accordo. Uno dei punti in cui non siamo d'accordo è appunto il modo in cui si gestisce questa radio e il modo in cui si propaganda che cosa questa radio è. Quindi ho aspettato Paolo alla fine della sua trasmissione, quindi ho avuto modo di ascoltare la sua trasmissione e quindi ho avuto anche modo di apprendere quelle che sono le novità che appunto riguardano il conflitto tra la radio ufficiale e la radio ufficiosa, quindi tra il gruppo di Radio Gamma 5 e il comitato Radio Gamma 5 Libera. E ascoltando peraltro la telefonata di Ampelio, che a me è sembrata assolutamente ragionevole nei toni e anche nei contenuti, ciò che non mi è sembrato ragionevole invece è stata la risposta, anzi le risposte di Paolo e il suo atteggiamento nei confronti della situazione. Quindi alla fine della puntata abbiamo fatto la nostra discussione, io ho cercato di spiegare che il mio disagio per appunto questa censura, e appunto ho chiesto però che avrei accettato, ho detto che avrei accettato questa censura se questa censura, per questa censura ci fosse stata una sua presa di responsabilità, e cioè una sua dichiarazione circa il fatto che alla radio ci sono degli argomenti che appunto non debbono essere trattati, e per sua volontà, e poi sarà il suo compito spiegare o non spiegare, però appunto dire che ci sono degli argomenti di cui non si può parlare. Mi è stato detto che questo avrebbe scatenato ovviamente una polemica, e quindi avrei potuto dire che era una mia scelta. Questo per me va al di là dell'accettabile per ciò che mi riguarda, perché non c'è responsabilità, non c'è assunzione di responsabilità per le scelte che si fa, e si chiede ad altri di reggere il gioco, e questo per me crea molta più confusione e molto più casino del semplice prendersi le responsabilità di una censura. Per me non avrebbe significato dire che ci troviamo in una radio dittatoriale, avrebbe significato dire che ci troviamo in una radio che ha dei limiti e che non può permettersi o non vuole permettersi di parlare di determinati argomenti. Certo che poi
hai voglia a dire che la radio è libera, che non ha padrini e che non ha padroni. La radio ha dei limiti, la radio ha dei limiti e questi limiti devono essere riconosciuti. Quindi da questa discussione e da diciamo queste nuove prospettive che la trasmissione di Girotto mi ha fatto diciamo pregustare, ho scelto di autosospendere la mia trasmissione. La scelta non è stata gradita ovviamente da Paolo, che la reputa completamente sbagliata, e poi ho tentato in qualche modo di come dire, portare l'argomento sulla questione centrale, secondo me, di tutta questa faccenda, e che è, non parlo per tutta l'antroposofia, ma parlo per appunto l'antroposofia e il modo in cui è gestita l'antroposofia all'interno della radio. L'antroposofia all'interno della radio, almeno per quello che riguarda il presidente Girotto, è un fanatismo, è un estremismo, è un fondamentalismo, ha tutti gli ingredienti del fondamentalismo e si esplica poi, si esprime con tutte le caratteristiche del fondamentalismo che sono state approfondite nel corso delle mie trasmissioni ed eventualmente, se dovessero esserci chiarimenti, potremmo approfondire ancora. Però volevo cercare di fare di portare un nuovo punto di vista rispetto a tutta questa questione, perché è fondamentale. È fondamentale cercare di capire che di solito nel corso dell'esistenza, quando un organismo ha bisogno di fare un salto di coscienza, si divide in due parti. Può dividersi in due parti con i processi più diversi, questo avviene anche a livello inconscio molto spesso, e questa divisione ha una linea di frontiera, chiamiamola così. L'avrei chiamata frattura fino a qualche giorno fa, ma chiamiamola frontiera. Allora, questa frontiera, che a seconda dei punti di vista di chi osserva diciamo queste due regioni, questi due territori, può essere definita anche la linea di separazione del bene con il male, soprattutto per quanto riguarda diciamo il punto di vista antroposofico e l'atteggiamento dell'antroposofia a questo riguardo. Consiste nel tenere di là della linea tutto quanto quello che si reputa sia male, ossia in qualche modo da scattare, ossia come dire avulso alla natura della radio, ecco. Avulso secondo un punto di vista, però. Ecco, l'atteggiamento è lo stesso dall'altra parte, e quindi ci sono delle persone dall'altra parte che devono essere tenute di là o che devono essere mandate via. Secondo me il comitato di Radio Gamma 5 Libera ha molti difetti, ne ha, però è meno categorico, meno non è fanatico, ecco, questo certamente sì. Ne ha altri di difetti, forse sono persone più come dire, non saprei come dire, meno raffinate, forse sono meno raffinate, hanno meno dialettica, a volte litigano per questioni di poca importanza, però secondo me è possibile ragionare ed è possibile ristabilire un contatto. Quindi per me quella linea di frontiera, come del resto le pratiche che studio vi insegnano, è una linea privilegiata, perché se la coscienza si ferma lì, in quella linea di frontiera, allora in quella linea di frontiera c'è la possibilità di vedere entrambi i territori con equanimità, tra virgolette, per quanto un essere umano sia capace di essere equanime. E quindi lì ci può essere un salto di coscienza, ci può essere una sintesi, ed è quello che sto cercando di fare.
mi metto sulla linea di frontiera o quanto minimo non sottosto alle leggi di nessuno, quindi proclamo nel mio presente la mia libertà di parlare anche di Corrado Malanga, anche di Varo Venturi, anche del fenomeno dell'abduction e anche di quello che sta accadendo all'interno di Radio Gamma 5 e anche di criticare le posizioni del presidente Girotto, col quale, come dire, io auspico che si continui ad avere un rapporto di amicizia, perché non è mica detto che l'amicizia debba valere solamente quando si è d'accordo, ci può essere anche una opposizione forte, soprattutto quando una persona reputa, come io reputo, che Paolo Girotto in questo periodo stia facendo delle grandissime cazzate. Ecco, questo è il succo e la sintesi, è la mia opinione. È così. Per me a Paolo Girotto l'antroposofia gli fa male. Deve accadere qualcosa. Allora, su questo punto di vista, vorrei porre delle domande. Che ripeto, l'unico appellativo che mi sento di dire è veramente letteralmente incoscienti, non hanno avuto coscienza di quello che si stavano producendo, accecati dal loro odio personale nei confronti di qualcuno dentro, di me o di qualcun altro, hanno pensato di vincere ad ogni costo la loro battaglia egoica per il controllo e per il potere all'interno di questa radio e non rendendosi conto che in questo modo hanno distrutto o hanno creato le premesse per la distruzione di questo sogno, un sogno durato 37 anni. Cosa significa avere coscienza? Come ci si accorge quando una persona è mossa dall'odio, dall'odio personale? Cos'è l'odio? Quando c'è il rischio di confondere odio ed amore? Si parla di battaglia egoica per il controllo e per il potere all'interno di questa radio. Per quali motivi la lotta del presidente dovrebbe essere considerata una battaglia diversa da questa? Ladino ha detto che il sogno è finito qualche anno prima del 2007 in una sua lettera a Franco Carraro. Esiste la possibilità che il sogno di Gamma 5 sia tenuto in vita con accanimento terapeutico? Con un po' di propaganda? E se è vero, chi è l'incosciente e chi nutre odio e verso chi? Ecco, questa è la prima, una prima cosa che può essere vista in modo assolutamente speculare. Le accuse che una parte muove all'altra sono accuse che può rivolgere tranquillamente anche verso se stessa. E solo così si può ricavarne qualcosa, da ambo le parti. Qual è la mia posizione e quella del CDA? Resistere, resistere e resistere. Resistere per esistere, come era il motto con cui noi siamo andati una volta in televisione, mi ricordo che con me c'era Giorgio, c'era Beppi 300, c'erano altri anni fa, e continuo a dire resistere per esistere. Noi faremo ovviamente la battaglia, la porteremo fino in fondo. Quale trappola è nascosta nella retorica del resistere per esistere? Cosa si cela dietro questo resisto ergo sum? Chi o cosa verrebbe meno nell'arrendersi? Perché un arrendersi per riscoprirsi non è preso in considerazione? Perché non accogliere lo specchio di se stessi? Cui prodest? C'è qualcosa di irresistibile o almeno qualcosa per cui valga la pena arrendersi o non essere? Se è l'ego a resistere per esistere, che situazione è? E se l'ego non se ne accorge o non vuole saperne di morire, a quali parossismi può condurre il suo giustificare se stesso? Mondo, non lasceremo che la realtà che, in cui noi abbiamo speso tutte le nostre energie con grande passione civile, ripeto, e con grande amore, è la parola corretta. Se l'amore è la parola corretta per definire il modo in cui il CDA ha governato Gamma 5 in questi anni, per quali ragioni ha prodotto il maggior numero di esclusioni della storia della radio? Per quale ragione l'amore dovrebbe trasformare la radio
e la memoria storica di Franco Carraro in altari ai quali sacrificare la dignità del punto di vista dei propri oppositori. Per quale ragione l'amore dovrebbe sputare sul valore della relazione per un bene più alto che dovrebbe essere una radio? Non c'è una travisazione del senso di fondo. Non è la radio che dovrebbe servire per onorare le relazioni. Non è di attaccamento e territorialità che invece dovremmo discutere sui reali moventi delle azioni dei dirigenti. Non somiglia forse ad una guerra quello a cui assistiamo? Venga distrutto in questa maniera, se lo sarà, ne prenderemo atto, ognuno di noi tornerà a fare la vita che faceva e dedicherà le proprie energie magari a qualcosa, forse magari di più bello o di più produttivo. Nessun dramma. Certo che il passaggio di testimone porterà a un cambiamento totale di questa realtà, che si potrà forse chiamare ancora Radio Gamma 5, forse, ma certamente sarà un'altra cosa, e sarà il tradimento definitivo di quello che Franco Carraro ha tentato di dare a tutti quanti in questi anni, perlomeno nei 30 anni sicuramente in cui lui è rimasto a guida, oltre che essere fondatore di questa emittente. Un tradimento profondo di cui la responsabilità e l'assunzione di responsabilità ha dei nomi subito identificabili all'interno della cooperativa, ma che non è neanche difficile, ma che non sono in realtà i veri responsabili, perché i responsabili, dal mio punto di vista, hanno usato queste persone che, ripeto, sono letteralmente incoscienti, non avevano coscienza di quello che stavano facendo, hanno usato i loro limiti caratteriali e i loro difetti caratteriali, evidentemente molto ampi, per usarli con una strategia molto intelligente, molto ben studiata, per alla fine ottenere quello che non si era riusciti a ottenere in questi anni, che chiudere la bocca a una parte, perlomeno una parte di questa radio, e mettere la parola fine a un'epoca di comunicazione e di informazione della gente e per la gente. Il tradimento? Chi ha tradito cosa? Cosa ha tradito chi? Per quali ragioni la responsabilità di questa ipotetica fine di Radio Gamma 5 dovrebbe essere imputabile a cospiratori occulti? Perché non considerare l'ovvia ipotesi secondo la quale, se spendi gran parte delle tue energie a tappare la bocca alla gente, poi la gente si organizza per tappare la bocca a te? Per quali ragioni il tentativo di tappare la bocca all'attuale CDA dovrebbe essere il risultato delle parti più becere dell'essere umano, e invece il tappare la bocca del CDA ad altri dovrebbe essere frutto di consapevolezza? Come può una comunicazione con questi presupposti definirsi comunicazione della gente e per la gente, senza definire meglio di quale comunicazione si parla e di quali genti sono coinvolte, visto che altre genti devono essere escluse o censurate senza fare troppe domande? Perché a questo punto non si dovrebbe considerare la possibilità che la frase sia semplicemente uno slogan, una propaganda di comodo, invece che una comunicazione della gente e per la gente? A questo risultato, se mai riusciranno a ottenerlo, io non credo che riusciranno a ottenerlo, io ho fiducia di poter stroncare anche questa vergognosa tradimento che è stato fatto della memoria storica di questa radio, ma non solo della memoria di Franco Carraro, a cui queste persone chiaramente non gliene è mai fregato niente, solo che quando era vivo non avevano coraggio di dirlo. Adesso sai, quando uno è morto uno prende coraggio con grande, soprattutto le persone che ovviamente di coraggio non ne hanno mai avuto. Di chi è il ruolo di stroncatore del tradimento della memoria storica di Franco Carraro? Qual è l'eredità morale di Franco Carraro? Non è forse la comunicazione della gente e per la gente?
È davvero del presidente il compito del guardiano di questa eredità o di ogni singola persona? Perché insinuare che l'attacco al CDA sia l'azione di vigliacchi che intendono danzare sul cadavere di Franco? Non sarebbe più corretto e maturo rispondere direttamente delle proprie azioni? Vista la lettera di Ladino, non è quanto minimo ragionevole un abbassamento dei toni, dati i lutti e la complessità dei momenti che hanno caratterizzato la trasformazione della radio? A che pro ferire i sentimenti altrui? La lettera di Ladino. Ciao Franco, sono Ladino. Innanzitutto mi auguro che questa mia lettera non turbi, in qualche modo, il tuo così precario stato di salute. Ti chiederai come mai, in 22 anni che ci conosciamo, io sento il bisogno di scriverti ora. Ti scrivo perché mi sento molto confuso e non so se combattere o lasciar perdere, perché i tempi sono cambiati. Però io penso che se noi lasciamo che i tempi cambino senza muovere un dito, allora abbiamo fallito. Cerco di fare una breve storia di quelli che sono stati i miei anni dentro a Gamma 5 per farti capire perché oggi mi sento così confuso. Sono arrivato in radio nel settembre del 1985 grazie a mia moglie Loris. Ho imparato ad ascoltarti e a conoscerti piano piano. Mi incuriosivi perché eri uno diverso, uno che ci metteva l'anima e anche qualcosa di più, per vedere il mondo da un altro punto di vista e invitava e incitava gli altri a tentare di usare la propria testa. E soprattutto cercare di eliminare il più possibile i condizionamenti messi in atto dalla società per tenerci soggiogati e poterci controllare. Io e la Loris abbiamo cominciato a trasmettere in radio, cercando di parlare con quelle persone che si trovavano in difficoltà a causa di questa oppressione che veniva esercitata contro di loro facendo leva su infinite paure. Ma torniamo al motivo iniziale. Devo dirti che entrando sempre di più in simbiosi con lo spirito di Gamma 5 e io, ho imparato alcuni principi, per me ormai irrinunciabili, come 1. Il saper lottare per conquistare la propria libertà, che altrimenti gli altri non ti regalano. 2. Discutere assieme a quelli che hanno idee diverse dalle tue e cercare di comprendere e capire che quello che piace a te non è la verità, ma solo il tuo pensiero, e va trovata una forma comune che ti permetta di convivere con tutti. 3. Ho imparato una cosa rivoluzionaria di questi tempi, che non possono i soldi prevaricare le idee e i valori, e questo principio è la cosa più difficile da mettere in pratica. Oltre a questi 3 punti, ho imparato anche molte altre cose che mi hanno fatto crescere e mi hanno cambiato la vita. Quando io entravo in Gamma 5, soprattutto alle innumerevoli assemblee, momento supremo e importante della radio, mi sentivo di essere in un posto che mi dava forza. Mi sentivo in un gruppo che poteva esprimere idee nuove e mi sentivo in un collettivo che tentava di proteggere chiunque contro l'opprimente società esterna. Mi sentivo nella mia seconda casa. Abbiamo sempre usato l'assemblea come strumento supremo, e so che tu lo hai sempre ribadito, per confrontare le idee e trovare quel punto comune che ci unisse nella lotta per affrontare e superare tutti i problemi. Tanto è vero che ad un certo punto abbiamo sentito il bisogno di regolamentare tutte le nostre attività con un regolamento nostro interno che ponesse tutti davanti alle proprie responsabilità e che dichiarasse l'assemblea dei conduttori e nella massima libertà anche quelle persone che vi partecipavano per sentirsi parte attiva della vita della radio, massimo strumento di decisione e referente per tutte le controversie fra conduttori, con gli ascoltatori e con la radio stessa. Se ti ricordi, hai partecipato con grande passione, come sempre, a tutti i mesi che ci hanno impegnati per la stesura di questo documento,
Alla fine hai chiesto che venisse inserito un articolo che desse la possibilità al consiglio di amministrazione della cooperativa di prendere visione delle varie decisioni e di dare anche il suo parere. Articolo che tutti hanno trovato giusto e approvato. Noi, assemblea, abbiamo sempre usato questo strumento per cercare di risolvere le varie situazioni che si sono presentate, usando anche quel buon senso che non abbiamo scritto, ma ci siamo sempre ripromessi di tenere presente, perché essendo noi tutti volontari volenterosi, non si possono dispensare ordini, ma solo convenire insieme con le decisioni assembleari. Ora ti chiederai perché ho richiamato tutti questi passaggi di qualche anno fa. Da qualche anno si sono presentate diverse problematiche molto serie e molto pesanti, che però dal mio punto di vista sono state affrontate da poche persone, perdendo così la forza collettiva del gruppo di conduttori, simpatizzanti della radio e di coloro ai quali dobbiamo dimostrare gratitudine perché hanno risposto in concreto al nostro richiamo di aiuto per le solite, ma ben più grandi, difficoltà finanziarie. Io personalmente non ho mai voluto interessarmi della questione finanziaria della radio, mi bastava impegnarmi nel chiedere alla gente di contribuire con le loro proprie possibilità, sapendo che in questo modo si sarebbero sentiti parte della radio stessa, l'avrebbero amata e seguita. In tutti questi anni, e sono 22, una cosa mi si è impressa nella mente ed è sempre stata per me motivo di orgoglio, anche quando raccontavo cosa è Gamma 5 alla gente. Siamo una realtà senza padrini né padroni. Temo che ora non potrò dire più così. Ora mi risulta che ci siano 3 padroni e un padrino, e questi si arrogano il diritto di espellere dalla radio chi vogliono, senza la discussione del caso con l'assemblea. Non solo, ma presentano, senza possibilità di discussione, un nuovo regolamento capestro ed incomprensibile, al quale devi sottostare pena l'espulsione dalla radio. Stiamo cambiando sede. Io credevo che questo fosse il momento più importante per far muovere il grande esercito che attorno alla radio si è costituito, sia per trovare lo spazio idoneo, con ovvia messa in discussione, sia per trovare, fra i tanti artigiani che fanno parte della radio, coloro che con prezzi amichevoli ci avrebbero aiutato a costruire la nostra radio, a cui tutti, come sempre, si sarebbero sentiti parte integrante. Ma dopo l'appello per accogliere gli aiuti in denaro, silenzio assoluto. Un'ultima cosa ti voglio dire. È successa una cosa a Gamma 5 che, per quanta fantasia potessi avere, non avrei mai pensato potesse succedere. E cioè che si presentasse uno con una certa cifra di denaro e pretendesse di essere nominato vicepresidente. Questo per me significa una sola cosa: tradimento. Nei confronti di tutti coloro che in questi 30 anni hanno fatto anche dei sacrifici perché sapevano che nel loro onesto bilancio c'era da tenere presente anche il contributo a Radio Gamma 5. Per finire ti dico che io non ho e non posso pretendere nulla da Gamma 5. Una sola cosa vorrei che qualcuno avesse il coraggio di dirmi. Ladino, la radio che conoscevi tu non esiste più. Se ce la farò, cercherò di superare anche questo. È stato un bel sogno. Ciao. Ma, dicevo, queste persone al massimo possono trionfare, se questo mai avverrà, chiudendo, ripeto, un momento di democrazia reale e di grande solidarietà sociale e di apertura verso gli altri. La possibilità che questa radio ha dato a tutti una voce, a chi voce non ne aveva in nessun modo. Io stesso, come tantissimi altri qui dentro, mai e poi mai avrebbe potuto parlare a migliaia di persone ogni giorno se non fosse esistita una meravigliosa realtà anarchica
nel senso letterale della parola, lo dico per i brigadieri in ascolto, anarchica nel senso letterale della parola, non gruppi anarco-insurrezionalisti, sia ben chiaro, anarchica, cioè che non ha bisogno di un padrone, di un padrino, per poter andare avanti e dire sempre, ogni giorno, cose giuste, cose sbagliate, ma dirle perché ci si crede nell'intimo e dare quindi a tutti un aiuto. Per quali ragioni allora censurare le trasmissioni che parlano di adduzioni aliene, fatte peraltro da due conduttori molto capaci? Per quali ragioni non aprire il dibattito su queste vicende della radio, che tra l'altro offrirebbero la possibilità a speaker giovani come me di apprendere qualcosa di più sulla storia della radio? Per quali ragioni non pensare a delle procedure di reintegro degli speaker espulsi e non riconoscere la dignità del loro punto di vista? Per quale ragione non dire durante la trasmissione che prima di procedere con la richiesta di commissariamento il Comitato Radio Gamma 5 Libera ha proposto la pace al Consiglio di Amministrazione, naturalmente con alcune richieste? In fin dei conti, il Comitato Gamma 5 Libera è figlio di Radio Gamma 5 e vuole essere riconosciuto come tale. Oggi la palla è passata a un ministero dove alcuni burocrati, non sappiamo chi siano, mossi da quali motivazioni e da quali idee, decideranno se questa cooperativa chiuderà. E questo dobbiamo ringraziare coloro che si sono mossi e hanno lottato contro di noi come noi fossimo i nemici della libertà, della democrazia e della trasparenza. Non esiste neanche un caso in cui tu e il CDA vi siete comportati come nemici della libertà, della democrazia e della trasparenza? Nessun problema. Se così deve essere, sarà. E ripeto, il sottoscritto nella propria vita ha avuto una passione grande per questa radio, per tutto quello che è stato, e ce l'avrà sempre, ma fortunatamente la propria vita interiore e la propria vita personale è fatta di tanti stimoli che, se si chiuderà questa, libererà energie verso in altra direzione. Mi dispiace per tutti coloro che invece magari avevano la sindrome del supereroe, come diceva Franco Carraro, e che senza il supereroe sono persi. E mi riferisco a tanti che se ne sono resi conto dopo aver fatto il gesto di dare dimissioni e di andarsene via, che hanno la mia compassione umana e nient'altro. A quale scopo insinuare che coloro i quali hanno dato le dimissioni siano persone perse con la sindrome del supereroe? Che vantaggi produce creare fumo sull'interrogativo che si chiede cosa abbiano voluto esprimere questi speaker dimissionari da autosospesi che non potevano esprimere con la stessa efficacia rimanendo? A quale gioco queste persone non vogliono più giocare? Quale palco non vogliono più sorreggere? Per quale realtà non vogliono più prestare la loro faccia e la loro voce? Volevo solo concludere dicendo, noi naturalmente rindiremo l'assemblea, prossima dei soci è indetta per il 25 aprile, secondo, spero che non ci siano ulteriori, che non manchi il luogo, che qualche socio abbia difficoltà a comprendere che l'assemblea da 37 anni si fa in sede della radio, lo scriveremo esplicitamente. Rifaremo questa assemblea perché da questa assemblea è comunque servita in ogni caso domenica scorsa, perché abbiamo comunicato con chiarezza a tutti qual è la situazione, qual è stato il risultato dell'ispezione. Qualcuno forse pensava, proiettando se stessi in me, pensava che io volessi nascondere l'ispezione. Figurarsi se io potevo nascondere qualcosa, non, queste persone così limitate non si rendono conto che male non fare, paura non avere. E io non ho fatto nulla di male o cosa di cui mi dovrei vergognare. Ho messo tutte le mie capacità, limitate certamente, a disposizione di questa radio. Mi sono assunto delle responsabilità quando nessuno voleva assumersele, e grazie a un gruppo di persone meravigliose che sono state vicine a me in tutti questi anni siamo riusciti a rifondare e rilanciare questa emittente, che ha continuato a dare moltissimo, penso, a tanti di voi.
Con questo resteremo ai nostri posti di combattimento fino alla fine, e cioè fino a quando non sarà deciso in un senso o nell'altro il destino di questa emittente e di questa realtà che noi amiamo profondamente. Siamo certi che non si arriverà alla chiusura. Se lo fosse, io personalmente, e penso anche gli altri, continueranno la propria vita, ma sarà, deve essere chiaro come il sole che brilla, di chi è la responsabilità di tutto questo disastro. Io non vorrei mai essere al posto loro. Secondo quale criterio ironizzare sui cavilli che gli oppositori sfruttano per prendere tempo e non mostrare neanche un sospetto che questo cercare di posticipare i lavori dell'assemblea dei soci serva loro per cercare di informare il più persone possibile ed anche qualche socio circa i fatti ai quali non viene data rilevanza dai punti di vista autorizzati ad esprimersi attraverso i microfoni di Radio Gamma 5. Se è vero che l'interpretazione dell'esito dell'ispezione non è nascosta ed è fruibile per tutti, perché non lasciare aperto il dibattito alla pluralità dei punti di vista a riguardo? Se le persone limitate non si rendono conto che male non fare e paura non avere, e se Paolo Girotto non ha fatto nulla di male o di cui vergognarsi, se le sue ammesse limitate capacità gli hanno fatto assumere delle responsabilità quando altri non volevano farlo e nient'altro, se l'esito è stato solo ed unicamente il rilancio dell'emittente che ha continuato a dare tanto a molti ascoltatori senza nessun effetto collaterale, a che pro limitare il dibattito? A che pro rimanere ai posti di combattimento? Contro chi e contro cosa si sta combattendo? Chi o cosa sono i reali nemici? Chi o cosa merita una resistenza così tenace? Per quali motivi resistere assolutamente fino alla più estrema conseguenza possibile? Quale tipo di amore si manifesta in modo così agguerrito? Cosa motiva la certezza che non si arriverà alla chiusura della radio? Se si arrivasse alla chiusura, perché la responsabilità dovrebbe essere unicamente degli oppositori? Secondo quale ragionevole punto di vista? Se invece di individuare delle persone responsabili dovessimo provare a definire degli atteggiamenti responsabili di questo andazzo, quali sarebbero questi atteggiamenti? E chi si assumerebbe la responsabilità di sostenere che tali atteggiamenti sono stati adottati unicamente da una fazione e non dall'altra? A questo punto, cosa e chi è chiaro come il sole che brilla? La radio va informata di questo. Dispiace per chi pensa che di potersela cavare o sperava che se la cavasse con il silenzio. Di cosa va informata la radio? Cos'è l'informazione e qual è la sua essenza? Cos'è la propaganda e qual è la sua essenza? Chi sperava di cavarsela con il silenzio? Che cosa avrebbe dovuto cavarsi? La radio, oltre ad essere informata, non è anche sempre stata capace di produrre informazione. L'informazione che la radio può dare su se stessa, attraverso i diversi punti di vista degli speaker, non produce autocoscienza, consapevolezza, autoconoscenza. Se va come i commissari, i nostri nemici hanno pensato, cioè di distruggere questa cooperativa, cosa accadrà? Arriverà questo commissario, il quale può, dopo alcuni mesi gestione, avrà prosciugato le casse pagandosi lo stipendio, come d'altra parte la legge è legge, non è questo il punto, e deciderà se rimettere la radio nelle condizioni di andare avanti, e quindi si procederà all'elezione dopo la fine del commissariamento. Questo farà una relazione al ministero e può dire: ok, la radio ora può andare avanti, nominiamo un nuovo CDA che vada avanti,
Nel frattempo, naturalmente, ripeto, con un salasso economico che non sappiamo se siamo in grado di sopportare, oppure può anche dire, ripeto, a totale discrezione di quel commissario, la cooperativa va chiusa, sempre per queste gravi irregolarità, e la frequenza va data, ritornata al Ministero, che la riassegnerà magari a qualche associazione del territorio che ne fa richiesta. Provo a sforzarmi di pensare a quale associazione potrebbe farne richiesta e a quale nuova associazione potrebbe essere assegnata la frequenza. Devo dire che il progetto è abbastanza chiaro, mi si è chiarito dopo alcuni mesi, perché la mia ignoranza in materie burocratiche e amministrative sono notevoli. Finalmente ho capito il disegno di coloro che hanno in mente di fatto la distruzione della radio. Rispondo a... A che pro appellare i dissidenti con il nome di nemici della radio? Chi ha mai sentito approfondimenti sul loro punto di vista per verificare quali siano le loro reali intenzioni? Chi può dunque affermare, senza arroganza, che il loro obiettivo sia la distruzione della radio? Quando i dissidenti hanno proposto la pace, avvisando che in caso di rifiuto si sarebbe proceduto al commissariamento per via delle loro ragioni non ascoltate, perché il CDA non ha pensato a come evitare il salasso che forse non è in grado di sostenere con le casse della cooperativa? Se il presidente può insinuare con leggerezza, durante la sua trasmissione, che una indefinita associazione sta progettando la chiusura della radio, per farsi assegnare le frequenze con l'aiuto forse di qualche amicizia al Ministero, per quale ragione altri non potrebbero ipotizzare con la stessa leggerezza che un membro di quella stessa associazione possa essere stato espulso dalla radio perché legato all'apertura di una scuola di naturopatia che avrebbe finito col competere poco piacevolmente con un'altra scuola di naturopatia di stampo antroposofico legata a membri dell'attuale CDA nonché a speaker steineriani? Perché non riconoscere, oltre alla propria ammessa notevole ignoranza sulle procedure burocratiche, che i sostenitori di questa persona esclusa, peraltro a loro volta escluse, possano sfruttare le conseguenze di questa ignoranza per far valere le loro ragioni così ostinatamente snobbate? L'obiettivo quindi era chiaro. Era l'eliminazione, non per via democratica, perché non hanno mai fatto una battaglia interna sapendo di non avere nessuna possibilità di avere una maggioranza all'interno dell'assemblea dei soci, semplicemente perché esistono ancora delle persone che hanno la capacità di ragionare una testa propria, e sapevano benissimo questi signori, che io definisco incoscienti, ma proprio letteralmente incoscienti, cioè non hanno avuto, coloro che si sono messi in prima persona a fare da testa di ariete contro questa amministrazione, contro il sottoscritto, contro questa cooperativa, in nome di legalità, di trasparenza o di democrazia, che sono parole in bocca a queste persone che hanno un sapore ridicolo, ok? Bene, queste persone, in nome di questi valori alti, hanno pensato di trovare una strategia, non certo pensata da loro, perché non hanno la mente in grado, secondo me, di poterla pensare, ma suggerita da professionisti, sicuramente molto in gamba, che gli hanno tracciato un percorso che aggira l'assemblea di soci, aggira la realtà democratica di questa radio, e per via legale, quindi attraverso eccezioni burocratiche e amministrative, forse con l'aiuto di qualcuno all'interno di qualche struttura burocratica amministrativa, no? Di qualche amicizia, riescono a fare il colpo di mano, cioè un vero e proprio golpe, cioè estromettere noi, cioè il gruppo che da sempre sta gestendo questa emittente, e passarla nelle mani di qualcun altro che è già pronto ad accogliere. Se uno dei punti di contestazione della relazione delle commissarie è proprio la modalità con cui è stato ridotto il numero dei soci e la maniera in cui il CDA ha assunto la totale sovranità a discapito dell'assemblea degli speaker, e se proprio a causa di questo dissenso molte persone sono state escluse ed espulse dalla radio, se vi sono lettere a Franco che manifestano almeno dal 2007 delle perplessità circa le novità che stavano instaurandosi a Gamma 5, se ci sono stati litigi su litigi durante le assemblee che per poco non si arrivava alle mani,
Come si può affermare che non è stata fatta nessuna battaglia interna? Come si può dire che non è stata percorsa la via democratica? Che cos'è diventata ancora una volta la democrazia? Se per inciso la possibilità di avere una maggioranza all'interno dell'assemblea dei soci è stata loro tolta attraverso procedure burocratiche poco trasparenti e con l'imposizione di regolamenti non condivisi, in quali bocche la parola democrazia assume connotazioni ridicole? Se gli ultimi 7 anni di gestione della radio bastano per dire che l'attuale CDA dirige da sempre questa radio, si vuole forse far corrispondere gli altri 30 ad un mai più? Cioè, la scomparsa della radio, non tanto della radio, ci sarà ancora un 94 MHz che non sarà più gestito da coloro che hanno preso l'eredità diretta da Franco Carraro e la stanno portando avanti, credo, con mettendoci l'anima, mettendoci il cuore e soprattutto mettendoci quella passione civile e sociale che ha contraddistinto sempre Franco Carraro e che ha contraddistinto poi le persone che alla fine, tra mille fatiche e difficoltà, hanno cercato in questi 6 anni, 7 anni di portare avanti la radio. Qual è l'eredità diretta di Franco Carraro? In quale modo l'attuale CDA l'avrebbe ottenuta? Attraverso quali votazioni ed attraverso il voto di chi? Esistono persone fra gli esclusi che hanno dato il loro voto all'attuale CDA e che potrebbero sentirsi al contempo traditi e privati della voce? Non è possibile che queste persone stiano lottando per garantire che l'eredità di Franco Carraro non diventi il capitale di una ristretta e neonata lobby de noantri? Le cariche del consiglio di amministrazione si ereditano? L'anima, il cuore e la passione civile e sociale che ha contraddistinto Franco Carraro è proprio la stessa delle persone che negli ultimi 7 anni hanno composto il CDA? Gli attuali dissensi non fanno sorgere al CDA qualche ragionevole dubbio? Paolo, sono Ampelio. Sì, ciao Ampelio. Prima ero in streaming, c'era un po' di ritardo, non ti avevo preso. Allora, volevo dire questo, Paolo. Chiederti innanzitutto, ma chi non la pensa come te ha un punto di vista diverso, ha un concetto di libertà, di democrazia, di legalità. È per forza da criminalizzare? È per forza da definirlo uno disfattista, un delinquente, non so come tu lo voglia definire. Adesso io parlo per quello che ho fatto io, per l'azione che ho fatto io, che come tu sai benissimo da un certo punto in poi si è differenziata da altre azioni che io non ho condiviso. Detto questo, ecco, non ritengo giusto che chi non la pensa come te e debba essere così criminalizzato. Ci sono persone che non la pensano come te, che hanno un alto senso della giustizia, di rispetto, della legalità e che si battono per questo, anche loro, memori della grande persona che è stata Franco. Franco non è una esclusiva tua, anzi, queste persone probabilmente, anzi sicuramente, sono convinte che tu hai tradito i principi di Franco. E come buttare tutte queste responsabilità contro gli altri? Quello che è accaduto e che sta accadendo è esclusivamente responsabilità tua, Paolo, ma te la devi sentire tutta addosso. Sei tu che ha causato tutto quello che sta accadendo ora e avevi tutto il tempo per porsi dei rimedi, tutto il tempo di porsi dei rimedi. Te lo posso dire io che personalmente ho avuto occasione di incontrarti e di parlartene, ma tu mai hai voluto fare un passo indietro verso la legalità, verso la libertà di espressione, mai hai voluto metterti in discussione e quindi avanti sempre fino alla fine come la pensi tu. Chi non la pensa come te è un criminale che non deve avere il diritto nemmeno di replica, però per carità, grazie che non mi hai messo giù la telefonata, ma non può essere così. In una radio di questo tipo non può valere questo tipo di rapporto umano con le persone, con gli ascoltatori. E allora, se un ministero ha tutte quelle facoltà
di intervenire, e vuol dire che ci sono delle buone motivazioni, vuol dire che tu hai fatto qualcosa che non andava bene, vuol dire che tu non hai operato secondo uno statuto della cooperativa che parla di pluralismo, di democrazia, di rispetto. Oltre a questo ci sono anche tante altre cosette che non vanno bene. Ci sono delle assemblee che abbiamo fatto condotte in maniera, come dire, autoritaria, così per non usare altri appellativi. C'era un regolamento fatto da me e da Franco che tu l'hai fatto diventare carta straccia. C'era un grado di democrazia diretta una volta, che da quando ci sei tu un po' alla volta, non dall'inizio perché io ti ho sostenuto all'inizio, ma che un po' alla volta hai lasciato, hai buttato nel cesso. Poi riprendevi gli speaker perché non dicevano quello che volevi tu, o perché parlavano male di Berlusconi, che era il meno peggio, ti ricordo. Scusami, ti ricordo, volevo solo dirti, scusami Ampelio, era la bestia da condannare, ora Ampelio, invece Grillo va scusami, bene, no? Ampelio, scusami. Allora, volevo solo dirti, siccome io sono in conclusione di trasmissione, devo dire ancora due parole di conclusione, dopodiché se vuoi allora, concludere... Allora termino, posso terminare? Certo. E allora io voglio dirti questo, Paolo. Era ancora, qualcosa si poteva ancora fare, ma credo che siamo ancora in tempo. Io non ce l'ho con te personalmente, ma credo che siamo in tempo a salvarla ancora sta cosa. Ma tu non ne vuoi sapere, questo è il problema. Questo è il grosso problema. Tu non ne vuoi sapere, purtroppo, chi ha interessi che tu stia lì. Benissimo. Questo è il problema, che tu vuoi che questa radio o va come vuoi tu, certo, nella maniera che hai deciso tu, o deve chiudere. Okay. Non va bene così. Questo è un patrimonio di Franco e non lo puoi buttare nel cesso così. Benissimo. Okay? D'accordo, Ampelio, grazie molto. Buona giornata. Allora, a questo punto, commissario o non commissario, non sarebbe utile ripristinare un più salubre metodo di relazione, di rapporto? Perché non farlo? Perché ha impedito a Jamin di parlarne ieri sera, Angelo? Allora, questo rispondo, Angelo, perché semplicemente io ho avuto incarico da questo consiglio di amministrazione di parlare come presidente di questa cooperativa. Quindi io ho parlato, dopodiché il Jamin potrà replicare nella sua trasmissione di mercoledì nello spazio che lui ha, e punto. Non poteva essere Jamin prima di esiste un consiglio di amministrazione in questa radio ed esiste un presidente, quindi fino a prova contraria il dovere mio era di informare la gente dando la versione di questa realtà, dopodiché eventualmente il signor Jamin avrà la possibilità e la facoltà di replica. Per quanto riguarda una ultimissima battuta, vedi Ampelio, le nostre posizioni sono assolutamente polari, per cui tu ti puoi tenere tutte le tue idee e ti ripeto, per come io ti ho conosciuto e per come ti considero, ti assicuro davvero, non mi toccano minimamente. Tu ribalti su di me le accuse e l'assunzione di responsabilità. Vedi, io sono 6 anni che qui dentro mi assumo tutte le responsabilità e tantissime con le mie firme. Quindi non ho paura di assumermi le responsabilità che mi sono sempre assunto. Vedi, di assumerti almeno in parte, quelle che tu e l'azione di altri hanno provocato qui dentro. E spero Dio, per te, che tu abbia ragione e che se noi andiamo giù e andiamo via, finalmente ci sia la legalità e la democrazia in questa radio. Ma sarebbe molto triste per te scoprire che in realtà tu hai rotto una realtà, hai contribuito a distruggere una realtà che era una realtà che funzionava alla grande e serviva alla gente e per la gente. Tu in questa radio, anche storicamente, non hai mai fatto nulla, come dimostra il fatto che quando è stata ora di chiederti un prestito, tu il prestito non l'hai dato, ed eri già un simpatizzante di questa radio ed eri anche presente a quella riunione, non l'hai dato comunque quella cosa, e mi dice molto su di te. In ogni caso, Ampelio, va benissimo, io rispetto tutte le tue idee, nemmeno io ce l'ho con te, non ce l'ho nemmeno con tutti gli altri che si sono comportati anche in maniera molto più pietosa di quello che hai fatto tu. Non ce l'ho, io umanamente e personalmente non ce l'ho con queste persone. Dico solo che come io mi assumo le responsabilità e me le sto assumendo, come vedi, spero che ve le assumerete anche voi, perché non penserete mica che voi siete i bravi cavalieri che hanno lottato per la trasparenza e la libertà qui dentro e la legalità,
che è stata naturalmente stravolta, e che io sono il delinquente che se ne va via così. Beh, non funziona in questo modo, perlomeno non su un piano puramente fisico-materiale. Bon, con questo io vi saluto. Allora, leggo solo due messaggi, sono ancora due minuti. Paolo, l'intervento sui gatti aveva un senso opposto a quello che è passato. Comunque, avanti sempre. Chi ha visto l'evoluzione della storia sa non ha bisogno di Ampelio che dice... Vabbè, ok. Non controbattere, Paolo, il silenzio è oro. Beh, vabbè, controbattere, ho chiarito alcuni punti, non è nessun problema. Quindi possiamo nei prossimi giorni parlare di questo argomento in altre trasmissioni? Se sì, lo dica a Doriano e a Occhio di Lince Daniele. Allora, ho già detto, questo argomento, io ho avuto un incarico dal CDA di dare la comunicazione, ok? Quindi l'argomento non è aperto al dibattito, in modo che ci siano, che si riaprano fazioni e devastazioni all'interno di questa radio, perché vedi, se il linguaggio fosse ordinato con persone coscienti e corrette che vogliono intervenire in un certo modo, sarebbe opportuno farlo. Nel momento in cui si apre uno scambio di letame anziché e di merda anziché di cosa, io non sono d'accordo. Ho detto al Gemin, che nella sua trasmissione di mercoledì dirà le cose nel modo che i suoi punti di vista, naturalmente, nel modo in cui li ho detti io, spero con lo stesso attesamento, che secondo me è estremamente preciso ed equilibrato nei toni e nei modi, gli consento di farlo, non che si aprano le telefonate con la famosa compagnia del Gesù che viene qua a ributtare accuse ridicole, vergognose, senza possibilità di replica, perché a questo punto si rivoscerebbero le cose su questo CDA. No, noi vi abbiamo dato l'informazione, se c'è un dissenso dentro si darà il dissenso nella sede, poi si chiude e si va avanti con le trasmissioni. Ad ogni nuova novità verrete informati della novità, con la possibilità di un dissenso, ma non con un'apertura di dialoghi folli e di casini. E questo assolutamente è inaccettabile, sia ben chiaro. Almeno finché questo CDA ha la possibilità di operare e ha il diritto dovere di farlo, ok? Questo punto merita di essere riascoltato. Allora, ho già detto, questo argomento, io ho avuto un incarico dal CDA di dare la comunicazione, ok? Quindi l'argomento non è aperto al dibattito in modo che ci siano, che si riaprano fazioni e devastazioni all'interno di questa radio, perché vedi, se il linguaggio fosse ordinato con persone coscienti e corrette che vogliono intervenire in un certo modo, sarebbe opportuno farlo. Nel momento in cui si apre uno scambio di letame anziché e di merda anziché di cosa, io non sono d'accordo. Ho detto al Gemin, che nella sua trasmissione di mercoledì dirà le cose nel modo che i suoi punti di vista, naturalmente, nel modo in cui li ho detti io, spero con lo stesso attesamento, che secondo me è estremamente preciso ed equilibrato nei toni e nei modi, gli consento di farlo, non che si aprano le telefonate con la famosa compagnia del Gesù che viene qua a ributtare accuse ridicole, vergognose, senza possibilità di replica, perché a questo punto si rivoscerebbero le cose su questo CDA. No, noi vi abbiamo dato l'informazione, se c'è un dissenso dentro si darà il dissenso nella sede, poi si chiude e si va avanti con le trasmissioni. Ad ogni nuova novità verrete informati della novità, con la possibilità di un dissenso, ma non con un'apertura di dialoghi folli e di casini. E questo assolutamente è inaccettabile, sia ben chiaro. Almeno finché questo CDA ha la possibilità di operare e ha il diritto dovere di farlo, ok? Premessa la condivisibilità di limitare il torpiloquio, il metodo di esposizione del presidente è stato davvero così preciso? Davvero così equilibrato? Questa impermeabilità alle visioni polari alla propria non influiscono direttamente sulla credine che si respira? La responsabilità per questa credine il presidente se la assume? Questa responsabilità non lo spaventa? Ripeto, non ho nessun dubbio sul fatto che io possa
o non possa decidere le cose. Quanto dici è falso, siamo stati noi, l'Andrangheta, il Mossad, il gruppo Bilderberg, Topolino, Gamba di Legna, firmato anonimo. 3-7-4, solo che un anonimo, sei anonimo in tutti i sensi, anche interiormente sei un anonimo. Purtroppo quello che io dico è una realtà, è una visione personale di quello che sta succedendo, agli ascoltatori la libertà di farsi un giudizio, non certo le tue stronzate sulla falsità, sulla tua presenza anonimo del mio cazzo. Buona giornata a tutti, statemi bene. E tranquilli, noi andremo avanti sicuramente fino in fondo, consapevoli che quello che noi abbiamo fatto in questi anni è stato e nell'esclusivo volontà di fare un bene e, e far progredire questa realtà. Ci stanno tutte le critiche che vogliamo, però ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Io mi sono sempre assunto le mie e lo farò fino in fondo. Anche chi ha creato tutto questo casino deve farsi le sue comunque. C'è poco da fare, Ampelio, c'è poco da fare. E non sei solo tu, tutti gli altri. Buona giornata a tutti, arrivederci. La visione personale e la realtà sono la stessa cosa? Questa violenza che traspare dal linguaggio favorisce l'espressione di diverse visioni personali? Cosa significa far progredire la realtà di Radio Gamma 5? Cosa significa, in questo contesto, assumersi fino in fondo le proprie responsabilità?